Voci.fm, il sito delle voci. Su Voci.fm Enzo Salvi, che attore, comico, insomma ti conosciamo in tantissime vesti e adesso un esordio in radio. Racconta. Conduttore radiofonico insieme a due splendide rappresentanti femminili che rispondono al nome di Gioia Livernini e la mitica Morgana Giovannetti. Tutti i giorni su NSL FM 90.0, sul canale digitale terrestre canale 74 e poi sull'applicazione potete vederci a livello nazionale. È una grande emozione anche perché TV e radio augurano in bocca al lupo a voi come voi lo augurate a me. Dai! Che programma è, Enzo? Programma molto, noi facciamo un buongiornissimo Roma, diamo la sveglia, accompagniamo la gente al lavoro, i bambini a scuola, programma di interazione, si parla un po' di tutto e di più. Dalla cronaca ci sono molti ospiti, personaggi, giochi, insomma sono 2 ore e mezza che passano veramente in un attimo. Quanto è importante la radio per queste cose, ma anche per, insomma, così, per tenerci compagnia magari quando siamo, no, in macchina, nel traffico, stiamo lavorando? La radio è un compagno, è il nostro compagno di viaggio, per cui è insostituibile, strettamente necessaria, perché specialmente nel traffico dove noi ultimamente a Roma prendiamo la residenza. Penso che avere un buon compagno che ti tiene compagnia è anche una forma di antistress, per cui è molto importante. Senti, qual è per te la differenza fare uno spettacolo in teatro, al cinema, girare un film al cinema e adesso fare la radio? Che impressione ti dà? Ma guarda, sono 2 cose diverse, perché al cinema non hai la risposta del pubblico nell'immediato. In radio sì, perché c'è le telefonate di coloro che ti stanno ascoltando, altrettanto al cinema c'è la risposta dal pubblico che ti sta guardando, per cui sono emozioni diverse che chiaramente condividi in situazioni differenti, però l'importante è sempre essere gradito e amato dal pubblico. Io sono molto fortunato perché la mia fascia di pubblico va dal pediatrico al geriatrico, per cui siamo alla grande. E per quanto riguarda l'uso della tua voce, l'hai cambiato, hai studiato oppure ti butti e via? Io vengo dall'acto rustico, come si dice, dalla strada, ho fatto 15 film di Natale, più fiction, tantissimi film, per cui ho imparato sul posto, ecco, grazie a grandi maestri, da Carlo Vanzina, Neri Parenti, chi ne ha più ne metta, che mi hanno dato l'input e soprattutto le indicazioni giuste per uscire nell'intento. Allora un grande saluto a Voci.fm di Enzo Salvi, sempre tutti precisi, Carucci e Pettinati, e mamma mia come state! Chi lavora con la voce è su Voci.fm.